2017 è un anno caratterizzato da un calo della delittuosità a livello nazionale e anche e soprattutto a livello provinciale. Purtroppo a questa non sempre corrisponde un aumento della percezione di sicurezza da parte della comunità, troppo spesso impaurita e preoccupata. Può darsi che questa preoccupazione sfondi anche l'interazione di altri fattori, posso riferire, mi riferisco al degrado urbano, una sensazione di precarietà acuita da ormai decennale di. Noi però, interpreti delle preoccupazioni dei cittadini, ci sentiamo chiamati per questo a una sempre maggiore attenzione, un maggiore impegno, una più qualificata presenza sul territorio, con la prospettiva di fare sempre meno con le risorse che abbiamo a disposizione. Non ci basta neanche sapere che la Polizia di Stato, unitamente ad altre forze di polizia, è in testa per il meglio degli italiani, quale istituzione pubblica. Vogliamo sempre fare meglio e sappiamo anche che essere nelle zone alte della classifica comporta onere e sacrifici che siamo disposti a sopportare. Sono state distribuite le brochure che riassumono un po' i dati, non voglio leggere in modo da non annoiare la platea, ma per chi l'ha già letto, quando le leggerete, non potrà non evidenziare che a parità di persone identificate, la Polizia di Stato quest'anno ha ottenuto straordinari risultati, più 311 persone indagate, più 42 arrestate. Questo perché? Perché si è predilette un'azione di controllo del territorio mirata, tesa alla individuazione delle persone che costituiscono pericolo per l'ordine e la sicurezza.